Vedi finalmente Andrea. Angelo. Angelo, come sta? Angelo, come ti sei? Angelo, ma dimmi! Io avevo pensato che prima o poi l'avrebbero ammazzato. Io non lo so che faceva, con chi stava, come faceva a portare tutti quei soldi a casa. E infatti quando erano soli, mio zio Antonio gli diceva sempre: ma perché non ti metti a lavorare come tutti gli altri? Fai una brutta fine. I suoi fratelli erano tutti quanti pescatori. Mi sa che mio padre non aveva faticato mai. Però quanto era bello quando sorrideva, io non ci posso pensare. Alle volte io gli dicevo: mi porti in campagna e mi fai guidare la Jeep. Ninja! Ma ti sta sempre alla Jeep, cioè tu? Quando fai 18 anni, te ne vai all'autoscuola e ti ci insegni. Che cavolina. 10 minuti dopo mi portava in campagna, andavamo a guidare la Jeep. Era così lui. Il giorno del suo 18° compleanno ci fu il funerale di suo padre. Io andai con i miei compagni di scuola. Cercavamo di incontrare lo sguardo di Andrea. Non ci fu nessuno sguardo. I parenti piangevano e trattenevano Lara, che continuava a buttarsi sulla bara disperata. Non vedevamo Andrea. Non vedevamo Andrea. Qualche tempo dopo capii perché Andrea non era al funerale di suo padre. Non ci voglio già a scuola, ma! Ma perché non ci devi andare? Ma perché un giardino, ormai le interrogazioni le ho finite. Vado con papà che dobbiamo andare dal dentista. Rimase a casa Andrea e vide tutto. Ero completamente calato sotto la pedaliera della vespa e dovevo smontare un pezzo. Che mi serviva però un cacciavite. La garage adiacente sentiva provenire della musica. Andai a vedere e c'era mio padre che stava pulendo gli interni della Jeep. Ma non ci sei andato oggi a scuola! Ma alla testa! Chi è? Ah! Oggi è martedì! Oggi dobbiamo andare da quel sanguisuga del dentista! E poi magari mi porti in campagna a fare il rancavogino con la Jeep! Signora! Ma la testa tu sembra la Jeep e ce l'hai!